ripartire per una nuova spedizione postale. Abbiamo sclerato pesantemente nelle partite precedenti, ma almeno in questa partita dovrebbe essere un viaggio piuttosto tranquillo. Scusa le condizioni. Mi ha sorpreso la pioggia. Qua c'è sempre il solito ricordo. Ops. Che ha sputacchiato. Intendevo farti la doccia. Ho aspettato che spiovesse, ma quando ho visto l'ora... Mi dispiace. Dovevo venire prima. Ho un po' di pioggia negli occhi. Dammi solo un po'. Però non è cronopioggia. Quindi tutto questo è accaduto prima ancora della cronopioggia. Abbiamo le nostre consegne, abbiamo il nostro... Il nostro veicolo fighissimo. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Abbiamo i nostri ordini. No, non è vero, non abbiamo i nostri ordini. Allora, scendiamo. Dovevamo andare. Allora, l'ordine principale era quello di andare a sud. Ordine per Sam, a sud North City. E questo qua lo accettiamo. 43 kg. 43 chiletti non sono pochi. Confermiamo. Conferma. Carica su veicolo. Carichiamo tutto sull'autocarro, sì. Partire. E prima di partire accettiamo. Impossibile registrare. Impossibile registrare. Si prega di attendere la risoluzione del problema. Salve, Sam Bridges, immagino. Mi dispiace, il sistema a quanto pare sta dando i numeri. Un pacco non è stato registrato correttamente ed è rimasto in giacenza. Qui dice che il cliente è fragile in persona. Sopra ci sono due etichette, quindi il sistema non sa se era per la Fragile Express o per la Bridges. Comunque, mi dispiace per il contrattempo e... attento, il contenuto è fragile. Sì, ok. Sì, ma questa è una bomba. È una bomba al 100% questa. Piccola bomba termonucleare. Ah, ci ho preso proprio. Cioè, ah, ma proprio non è un segreto, cioè. Ok, confermo. Ok, allora io volevo accettare anche altre missioni, ma se abbiamo una piccola bomba termonucleare, non so quanto ci conviene... fare altre missioni. Allora, questo qua, il robot lo mandiamo dall'artigiano. Via, saltiamo il filmato che l'abbiamo già visto mille volte. Noi accettiamo l'ordine per l'ingegnere. Secondo me lo si può accettare tranquillamente. L'ordine per l'anziano, un po' paura, sinceramente. Un po' paura. Allora, accettiamo questo. Dai, accettiamo anche questo. Vediamo se c'è... Artista. Potremmo accettare questo, che è sulla strada. Il regista anche. Ah, qua dobbiamo anche recuperare i materiali dei muli.
Dobbiamo anche fare questa. Però mo abbiamo accettato quell'altra. E niente, niente, quella dei muri la facciamo un'altra volta. Abbiamo selezionato tutto, abbiamo un po' di chiletti sulle spalle. Facciamo una. Due e due. Siamo pieni come mule, raga, una spedizione incredibile. Ne abbiamo un botto di consegno, sto giro è figo. E siamo anche belli appesantiti. E poi abbiamo una maledettissima bomba termonucleare. Che un pochino impaurisce. Ricarichiamo. Vedete che figo con questo ondadurto qua? Ingresso nell'area coperta di una rete elettrica e le batterie non verranno utilizzate. Ok, allora prima consegna. Consegna carico richiesto. Consegna materiali leghe speciali. Beh. Non c'è niente più di. Ah, ma perché ce li ho sul. Mi sa perché ce li ho sul. Ce li ho qua. Apri il menu di carico. Sperma e ovuli, fantastico. Allora, leghe speciali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confermo. Ok. Ehi Sam, il carico. Ok, qua saltiamo tutto, sono sempre le solite cazzate che dicono. Armatura potente di livello 3, oh, ma che scherziamo. Ce la costruiamo subito. Mi ha appena dato l'armatura potente di ordine. Mi ha fatto carico smarrito. Ordini standard. Recupero, direi proprio di no. Rigattiere. Rigattiere. Olio per macchinari, ma 107 kg è un po' impegnativo. Non lo so. Allora, qui potremmo fabbricare.
Abbiamo 80 esoscheletro potente. Costruiamolo. Abbiamo tanti materiali, sinceramente sarebbe un peccato. Esoscheletro potente di livello 2. Ok. Incrementa la capacità di movimento. Allora, io direi che questo qui rimuove carico ed equipaggia. Dispone automaticamente, no, conferma. Poi ricicliamo. No, non ricicliamo niente. Non ricicliamo niente. 310 kg posso portare. Ci teniamo tutto. Al massimo ricicliamo tutto quando siamo arrivati a destinazione. 2 e 3. Artigiano, l'artigiano sta andando il robot. Noi dobbiamo andare dal regista. Dal regista, io direi. Questo cos'è? Un generatore. Potremmo fare un passaggio qui per passare di qui. Ora io non so benissimo com'è la strada. Dobbiamo andare un attimo a tentativi, non ci sono mai passato di qua, sono sempre andato dritto su per quella montagna. Dobbiamo capire se ci sono CA in sta zona oppure no. E soprattutto io già vedo un mezzo burrone lì. Quindi nel caso dobbiamo tornare indietro, fare un ponte. Fare un ponte e mettere giù dei metalli. Però non è vero, siamo stati anche abbastanza fortunati. Come non detto. Facciamo il giro da questa parte. Vabbè, nulla di grave, nulla di grave. Si fa, si fa. Ok. Qua togliamo tutto, che sennò andiamo in confusione. Rimuovi. Dobbiamo andare dritti di qui. Vai piano che abbiamo una bomba, una piccola bomba termonucleare. Vai piano. Questo ha messo sto ponte inutile. Vediamo se non mi sembra un... No, perché qua è chiuso. Ma perché ha messo sto ponte? Io non capisco.
Per ripararsi dalla pioggia, forse. Allora, un attimo. Scendiamo perché qui... Se mi salta la bomba... Non è bello. Allora... Effetto a carico richiesto. Vecchie riviste. Artigiano, let not, artigiano, let not, no, per il momento no. Ok. Oh, guardate là che c'è un altro veicolo. Limite alle armi revocato. Allora. 1, 2, 3, 4. No. Avvio stazione. Scansione in vivo. Controllo in vivo. Rilevate anche. Saranno bloccati fino alla partita. Consegna carico. E oggi questa giornata di consegne sta andando alla grande. È bello vederti, Sam. Quanta roba mi hai portato. Prendi. Livello di connessione 2,5. Beh, sei affidabile. Da... Entra nelle buche. Quindi ora possiamo costruire cose. Lui non era entrato nelle UCA? Non era entrato. Ah, non è entrato ora. Potete tirare potenziata, possiamo fabbricare l'attrezzatura. Generatore olografico. Ho funzione di proiezione olografica all'Odradec. Ma consuma la batteria, quindi non puoi rintanarti per sempre. Ok. Wow, ma guarda. Nell'archivio ci sono dei vecchi film che posso vedere quando voglio. Eccellente. Ti ringrazio, Sam. In futuro immagino che dovrò chiamarti ancora. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale. Ordini standard. Qua no. No, non si può fare adesso sta missione. Cioè, non si può fare questi ordini qua. Non si possono fare. Abbiamo una bomba termonucleare. In auto non mi sembra il caso. Possiamo andare a vedere un attimino lì. Limite alle armi revocate. Giusto sul. Questo secondo me. Allora, un girettino qui, io lo farei. Usa torre di guardia. Ah, ma posso anche salire. Ok, noi dobbiamo andare qui. Ma ci dice anche la pendenza. Supnot City. Ok. Vai all'indicatore. Però il problema è che qui...
qua è pieno di CA. È una brutta, bruttissima zona. Allora, vediamo un attimo. Ah, no, dal rigattiere non dobbiamo andare. Allora, ordine, vediamo un attimo gli ordini. Sut Nox e studio dell'artista. Perfetto. Vediamo... No, no, ok, ok, da questo qua non dobbiamo andare. Quindi da qui a qui. Ok. Non dovremmo incontrare CA in teoria. Qua. Questi ce li prendiamo, sapete perché? Questi qua poi li buttiamo giù lì dove c'è quella base, là dove c'è l'artista. Perché poi lì secondo me dovremmo costruire cose, perché sono zone ancora non esplorate, e portare un più materiali possibili secondo me ci aiuta un attimo a... Ci aiuta un attimo. Ok, giù di qua. Like no. Qua abbiamo delle CA, ragazzi. Hanno messo dei cartelli. Ma già lo sapevo, ci sono passato. Solo che questo aggeggio qui. Vediamo se riesce a salire. Quella zona lì è... Sento far esplodere tutto. E lì è dove dobbiamo arrivare noi. Almeno giriamo un attimo. Giriamo un attimo l'ostacolo. Ingegneri, metalli. Metalli. Allora. Ok. Prendiamo queste robe, dai. Tanto abbiamo batterie. Non abbiamo grandi problemi. Potremmo anche creare un punto di riposo eventualmente. Tanto la bomba è lì sull'auto, nel senso che alla fine finché ci spostiamo noi così... Lì ci sono gente innocente che noi potremmo, boh, stordire. Per impossessarci degli oggetti. E qua hanno anche costruito tutto, perfetto, ci possiamo anche riposare. Avvio stazione.
Scansione ID. Controllo ID. Ok. Rilevate aria. Saranno limit. Avvio stazione. Scansione ID. Controllo ID. Qua la gente abbandona moto. Ma no, sono tutti sceicchi sto gioco. Solo io sono povero. Allora, effettuo consegna, carico richiesto. Ornamenti preziosi. Va bene, mentre per quanto riguarda questi, direi che li possiamo riciclare. E qua abbiamo magari una zona dove possiamo eventualmente costruire cose. Tanto nella zona tutta nord, con i materiali siamo messi abbastanza bene. Questa ci ha dato il pistola anti-CA di livello 2. E questa è una figata però. Ce la costruiamo. Ascolta, so che hai un sacco di roba da trasportare, ma se ti avanzasse un po' di spazio, c'è qualcosa che vorrei darti. Stivali chirali. Indosso. Tornerai da queste parti, vero? Stivali chirali, accetto ordini, vediamo gli ordini standard dove mi conducono. No, non si può fare, siamo fuori dalla nostra... Però possiamo farci la pistolina di livello 2. Materiali ne abbiamo. Perché secondo me presto avremo a che fare con le CA. C'ho questa sensazione. Allora, noi come siamo messi a... Bomba stordente, granata fumogena... Bomba stordente... Non siamo messi molto bene con le granate. Sacche di sangue ne abbiamo. Ok, allora andiamo a riposarci. Avvio stazione. Canzone in controllo in. Approfittiamo, anche se non utilizzando il veicolo, credo che. Che non è che siamo messi male, però diamo magari una riparatina al veicolo. Anche se comunque è messo bene. Ci diamo una riposata. Perché poi noi dobbiamo andare. Qui. E per andare qui o passiamo di qua. Arrampicata. Discarica vietata. Boh. Potremmo anche passare da questa parte. No. E dai. Però il gioco è figo, ti dà un botto di robe. Adesso sta diventando bello, secondo me. Secondo me sta diventando bello. Devo sgranchire le gambe. Entra nella stanza privata. Apprezziamo molto. Oltretutto, ricovero di livello 3. Ok, ripartiamo. Qua la scelta è o seguire quella strada lì, del ponte. Cioè andare di qui. Qua c'è una catena montuosa se non sbaglio. Lì secondo me non si può passare. Andiamo da questa parte. Ah, questo l'ho fatto io. Oh, 300 like.
Lì c'è un ponte che io vedevo in lontananza. Questi sono amichevoli. Ah no, ma sto ponte qua è completamente distrutto, però. Però noi possiamo costeggiare il lago così. Allora, vediamo. Noi dobbiamo arrivare qua. Ah, ma noi qui eravamo andati a prendere delle cose. Qua c'eravamo stati. Questo ponte distrutto. Qua era pieno di CA. E zone. No, merda. Ceramica, resina. Prendiamole ste cose, raga, potrebbero tornare utili. Metalli. Cos'è sto rumore? Dice che il cliente è Fragile in persona. Attento, il contenuto è fragile. Ho capito, ma io mica ce l'avevo nel mio zaino la bomba. O sbaglio? Spero di aver salvato, perché mi sa che non ho salvato, raga. Oddio, devo rifar tutto. Rifar tutto? Let not. No. No, raga, ditemi che sto sognando. No. No, devo rifar tutto. No, raga, dai. Che palle. No, l'anziano no. L'anziano no, togli le robe. Mamma mia, che palle. Che fratturamento di palle. Che fratturamento di palle. Ah, ma ho capito perché prima è esploso. Non mi devo allontanare. Non mi devo allontanare. Se mi allontano esplode. Cioè, non è che solo prende le botte. Non posso neanche allontanarmi dalla bomba più di tanto. Comunque vabbè, niente, io sto rifacendo praticamente tutto quello che ho fatto la prima volta, quindi nulla di nuovo, strada anche abbastanza semplice. Più che altro, vabbè, la noia di dover rifar tutto. È una missione anche piuttosto lunga. Ok, se ci posizioniamo qua e non ci allontaniamo troppo dal veicolo. Vedete che inizia a suonare. Inizia a suonicchiare. No, menu di carico no. Vai. Andiamo subito alla consegna prima che succeda qualsiasi cosa.
degli speciali, però ce le prendiamo. Visto che lo spazio ce l'abbiamo. Veghe speciali. Prendiamole, raga, queste qua, vabbè, le ricicliamo. No, tieni. Lasciamo giù queste. Le carichiamo sul veicolo. Le leghe speciali pesano un botto. Ci puoi costruire cose fighe. Oh, lo so che è un po' una rottura di palle la cosa che sto facendo, ma è importante per non tirare madonne più avanti, perché poi se restiamo senza siamo fregati. Metalle, prendiamoci anche queste e poi abbiamo finito. Che cacchio. Bello però, ho queste costine qua, è figo andare in giro. Questa roba qua ti dà piccole cose, tipo piccoli upgrade alla volta, che comunque riescono a tenerti abbastanza incollato. Qui dove dobbiamo andare noi? Eccola. Ma è davvero per Fragile? E lei dov'è comunque? Come zona distrutta? Ah, ma raga, ma che cacchio sta succedendo? Carica ultimo salvataggio. Cos'è che sta succedendo qua? Perché, scusate, perché sta roba qua, io non ho fatto niente. Scusate, ma... Ma è davvero per Fragile? E lei dov'è comunque? What the fuck? Ma che significa? Ma che significa sta cosa? Un attimo. Lei è qua. Laboratorio. Allora. Ah, ma aspetta, ma non è che me la devo tenere, eh? Un attimo. Piccola bomba termonucleare. Porta sulla schiena. Proviamo. Mi devo sgranchire le gambe. Avvio stazione. Scansio limite a... No, no. Se mi avvicino esplode.
What the fuck? Ma è davvero per Fragile? E lei dov'è comunque? Ma cos'è? Ma cos'è sta cosa? Ah, mi sta venendo un'idea. Perché... secondo me... Questa roba qua non dobbiamo consegnarla, secondo me. A questo punto mi sta venendo in mente un'idea, cioè la prendiamo e la buttiamo nel lago. Piccola bomba termonucleare. Allora. Carico. Rifornimenti, metalli, leghe speciali, dove cacchio è la piccola bomba termonucleare? Eccola qua, porta mano, mano destra. Ah, ci mettiamo qui. No, allora porta mano. Afferra. Mi sa che ho fatto una cosa giusta. Mizzica. Lo sapevo che c'era qualcosa di strano. L'abbiamo scampata bella. Hai salvato la città e i suoi abitanti. Per forza, sono morto 3 volte. Alla quarta l'ho capito. Molto più di quanto abbia fatto io. Forse Middlenot non si poteva salvare. Ma Southnot è ancora qui. Grazie a me e a te. Ti è successo allora? Non ce lo dice. Sarà misteriosa, mantiene un po' di suspense. Quando mi sono resa conto del piano di Higgs, l'atomica era già alle porte della città. Ho seguito il camion che la trasportava e sono riuscita a metterla al sicuro. Ma Higgs mi stava addosso sin dall'inizio. Mi ha sorpreso fuori dalle porte della città mentre ancora stringevo l'atomica in braccio come un bambino. Così, per punizione, mi ha tolto tutti i vestiti e poi ha fatto piovere. Ascolta, Fragile, ho una proposta da farti. Vuoi trascorrere il resto dei tuoi giorni come merce avariata? O preferisci accettare il danno per salvare la merce? Arriva al punto.
D'accordo. Se tutto quello che vuoi è salvarti, non hai che da saltare. Viceversa, se desideri dar seguito a questa tua inclinazione altruistica, allora devi trasportare l'atomica al pozzo senza fondo e gettarcela dentro. Ovviamente sarai la salvatrice della città, ma per farlo dovrai camminare nuda sotto la cronopioggia. Barattare un bel po' del tuo tempo con il poco che resta alla città. Cavolo, a me sembra proprio uno scambio equo. Ci tengo molto alla mia faccia. Per questo la nascondo. Oh, ma tu... Oh, tu invece lo adori, il tuo visino, non è così? Paparino ne sarà stato proprio fiero. Oh, no, 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 no. Non temere. Non te lo voglio rovinare. Perché voglio che il tuo viso testimoni il tuo passato. Sì. Perché l'hai fatto? Perché mi hai tradito? Perché ho trovato qualcuno che mi completa. E che non ha bisogno che io porti una maschera. Oh! Tocca a te adesso. Anche se tu salvassi South Note, rimarrai sempre l'esaltata che ha distrutto Middle Note. Quel tuo bel visino sarà sempre ricordato come quello di una terrorista. Loro non ti daranno mai pace, credimi, io lo so. Anche con un bel adesivo sopra ti romperai durante il trasporto. Oh. Allora, che cosa vuoi fare? Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Ah, beh, buona fortuna allora. Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzarmi. Accetto il danno e la merce. Non è facile spezzare. Perché sono fragile, ma non sono così fragile. Mitica, un'eroina, eh? Regà, che sacrificio. Ma chi al posto suo sarebbe stato così coraggioso di fare una roba del genere? Quindi è così. Sei una vera eroina. Hai fatto la cosa giusta.
Questo appartiene a te. Non sono affatto un'eroina. La scelta che ho fatto, me ne pento ogni giorno che passa. Non avevo che da saltare e così mi sarei potuta salvare. E invece hai salvato una città, ma soprattutto hai dato loro speranza. Beh, ora non mi rimane che una persona da salvare. Higgs rimpiangerà di aver incrociato il mio cammino. Vuoi ucciderlo? Non posso. È molto più potente ora di quanto sia mai stato. Però tu puoi affrontarlo. Tu sì che puoi. Ma promettimi. Promettimi che non lo ucciderai. C'è una cosa che voglio chiedergli di persona. Non ti credevo capace di torturare qualcuno. Ora lo sono. E poi voglio sapere perché mi ha tradito. Ne vuoi uno? Sam, ricordati di portare le provviste a South Knot City. Va bene, ragazzi, direi che è un buon punto per salutarci. Ma vediamo se parte qualche altro filmato, ma in teoria... Anzi, io direi che proprio ci salutiamo, perché secondo me ho registrato un bot. Splendido lavoro, Sam. È incredibile che abbiano Vediamo se mi fa salvare ora. Ora mi fa salvare. Ok, dai, ci vediamo al prossimo video, raga. Come sempre, un mi piace, l'iscrizione. Alla prossima. Ciao.